destra, Bertolaso ancora no, Bertolaso ha detto definitivamente di no, ha chiesto un documento unitario con una carta bianca, è spuntato fuori il nome di Gasparri, vi dovete riunire, vi dovete vedere, state un po' dando l'impressione che di Roma forse nessuno si voglia, no, occupare, è una patata bollente, oppure no, oppure ci dà qualche nome adesso, qualche idea, qualche suggestione? Ma guarda un po', si è bloccato il collegamento, proprio mentre voleva fare il nome. Ecco, no, non faccia finta di aver sabotato un collegamento che ha funzionato per tutta la puntata. Si figuri se Giorgia Meloni non si preoccupa di Roma. In verità ci preoccupiamo di Roma, così come di Milano, così come di Torino, così come di Napoli. Ed è sono mesi che Giorgia Meloni chiede un incontro a tutto il centrodestra per verificare i migliori candidati in campo. L'incontro vi sarà questa settimana, vi sarà domani, e quindi io credo che il centrodestra non abbia il problema della balcanizzazione interna e di far emergere una linea politica piuttosto che l'altra, come pare nel variegato fronte progressista. Si tratta semplicemente di scegliere il migliore dei candidati in campo. Sono mesi che Giorgio Il problema Meloni è che non ci sono i candidati in campo. Ma non è vero, ve ne sono parecchi. Quali? Noi non abbiamo proprio. Ma Bertolaso è un nome, Maresca a Napoli è un altro nome, i candidati ci sono, ma semplicemente noi dobbiamo incontrarci per verificare. Bertolaso ha detto di no, oppure c'è un modo, diciamo così, di convincerlo? Beh, quello lo dovrebbe chiedere Bertolaso, però da quello che leggo in questi giorni sui giornali non mi pare un no così radicale. Quindi c'è modo, diciamo così, ancora di strappargli un sì. Diciamo che se io dico di no, non dico di no a meno che tutti e tre non firmino il patto. Beh, e ci mancherebbe ancora, tutta l'intera coalizione candiderà un sindaco. Anzi, è proprio questo il nodo centrale che ha compreso Bertolaso. È la coalizione che candida un sindaco, non un singolo partito. Gasparri come nome andrebbe bene? Ho sentito che lui stesso dice, è per anzianità che mi interpellano tutte le volte. Sì, è vero, poi ha ragione, poverino, lo tirano fuori ogni volta. In questo Gasparri ha ragione. Diciamo che però per voi Bertolaso potrebbe essere la quadra. No, non mi faccia anticipare cose che non sono in grado di anticipare neanche per il livello gerarchico che ricopro all'interno del mio partito. È certo. Allora lo chiedo a lei personalmente, da cittadino di centrodestra, a lei chi piacerebbe come sindaco di Roma? Non da parlamentare di Fratelli d'Italia, da cittadino così che vive la città. Bertolaso è un nome che sta in campo, oltre a questo evidentemente io non posso dire, certamente non è un nome che farebbe sfigurare soprattutto rispetto agli altri candidati sul fronte progressista che vedo in campo. Va bene, farà